c'è un problema sulle sanzioni alla Russia rispetto all'Italia? Cioè siamo in linea con quello che dice Tusk, con quello che dice Cameron sul rafforzamento eventuale? Dunque, fermi lì. Allora, abbiamo fatto la prima parte di lavoro tutto legato ai temi della crescita economica, per cui la questione del rapporto di politica estera che coinvolge ovviamente Ucraina, Libia e tutte le questioni, i dossier che conoscete, non è ancora stato affrontato, non vedo nessun tipo di elemento di novità, ma lo affrontiamo domani se siete d'accordo dopo la conferenza, quando abbiamo visto come sono andati i lavori, perché credo che se non sbaglio saranno durante la cena le discussioni di politica estera. Noi abbiamo fatto una riflessione veramente molto buona, molto molto interessante, io sono rimasto piacevolmente impressionato dalla qualità della discussione sui temi della crescita economica e del, diciamo, gli accordi commerciali di sostenibilità ambientale e di cooperazione allo sviluppo. In altri termini, c'è una grande discussione in atto anche tra di noi, anche con idee diverse su come sostenere la crescita, perché per anni si è detto ma l'Italia deve fare le riforme strutturali. Bene, ora che le stiamo facendo, non le abbiamo ancora finite, ora che però stiamo finalmente facendo le riforme strutturali, ed è interessante ad esempio il dato dei nuovi occupati, 159.000 in più secondo l'Istat ad aprile, 261.000 tra aprile 2014 e aprile 2015. Ora che le riforme strutturali stanno iniziando a dare i frutti, la discussione al nostro interno è stata una discussione su come sostenere la crescita. La posizione italiana è totalmente in linea con la posizione degli Stati Uniti, che ha espresso il presidente Obama, che ha introdotto questo panel di discussione sulla crescita, e vale a dire che noi dobbiamo fare di più, soprattutto come Europa, per sostenere la crescita, gli investimenti e quindi l'occupazione. Questo mi sembra il tema più interessante della giornata, è stata una discussione che ci ha portato a lungo su tutti i temi, dalle relazioni con i nostri partner orientali fino alla discussione sul modello di sviluppo che l'Europa immagina, ma questo è il punto chiave. In soldoni, la posizione italiana è totalmente in linea con quella americana sul fatto che c'è bisogno di più crescita e di più investimenti, e che probabilmente questo dovrà caratterizzare le prossime discussioni anche a livello europeo. Io credo che da questo punto di vista nei prossimi settimane, nei prossimi mesi discuteremo molto. Quindi questo è il primo tema, finisco. Abbiamo poi affrontato un tema che io giudico molto, abbiamo su questo anche fatto un approfondimento sulla Grecia, e abbiamo discusso sul TTIP e gli accordi commerciali. Noi la nostra posizione è che dobbiamo tenere insieme l'accordo, diciamo una politica degli accordi internazionali, va affrontato con uno sguardo di insieme. Tutto ciò che è aiuto allo sviluppo, sarà molto importante la conferenza di Addis Abeba a metà luglio, tutto ciò che riguarda il clima e la sostenibilità ambientale, sarà molto importante la conferenza di Parigi di dicembre, e naturalmente gli accordi sul TTIP che devono essere ovviamente più capaci di coinvolgere e garantire trasparenza ai consumatori, ma per i quali noi continuiamo a spingere nella direzione di una conclusione positiva. Vediamo, perché è una partita ancora molto aperta. Le stavo per chiedere della Grecia, appunto. Sarà l'Italia al 10 a questo vertice straordinario, l'ennesimo che sarà fatto a Bruxelles con Merkel e Hollande, visto che l'Italia è un grande creditore anche? Noi abbiamo sempre sostenuto, mi colpisce che vi colpisca, ma abbiamo sempre sostenuto che non avremmo mai partecipato ai tavoli a due più. Cioè noi abbiamo sempre detto che l'Italia non partecipa a tavoli o a format di riunioni che non siano quelli istituzionali o quelli del G7. Se vi ricordate quello che noi abbiamo detto nell'occasione del dibattito sull'immigrazione, abbiamo convocato nella sede della delegazione italiana il formato A4, quindi cioè il formato del G7, che vuol dire per i quattro paesi europei, UK, Francia, Germania e Italia, e idem è stato fatto quando Putin e Poroshenko si incontrarono a Milano.
Questo è il punto chiave. Mi sembra che sia da 2 mesi che voi mi dite che ci sono degli incontri decisivi sulla Grecia. È del tutto evidente che se vuole conoscere la mia opinione gliela dico con grande chiarezza. Se invece il tema è sostenere che l'Italia debba partecipare a quei tavoli, le dico che finché io sarò Presidente del Consiglio noi non parteciperemo a tavoli che non sono i tavoli previsti dai format tradizionali europei. Naturalmente, se quel format lì funziona, siamo tutti più contenti, nel senso che è una valutazione che ha fatto il governo greco ed è una valutazione che noi rispettiamo. Ho detto Alexis quando ci ha parlato l'ultima volta che se questa è la soluzione per arrivare a un punto di sintesi, siamo tutti felici e contenti. E ovviamente noi facciamo il tifo perché questo accada. La nostra posizione è molto semplice. L'ipotesi di un'uscita dalla Grecia dell'euro sarebbe un errore economico, ma direi soprattutto un errore politico e geopolitico. Quindi ritengo che dobbiamo fare tutto ciò che è possibile fare perché la Grecia stia dentro l'euro. È altrettanto evidente, e gli italiani lo capiscono molto bene, molto meglio di quanto lo possiamo capire noi politici, che è impensabile che gli italiani che hanno smesso di pagare le baby pensioni agli italiani accettino che gli europei le paghino ai greci. In altri termini, bisogna che anche il governo Tsipras capisca che le riforme vanno fatte, le riforme delle pensioni, le riforme contro l'evasione fiscale, una riforma del sistema della tassazione, per cui se questo tipo di accordo sul quale mi pare che si stia ragionando ormai da diverse settimane ci sarà, a maggior ragione sarà importante poi costruire una fase 2 di rafforzamento di tutte le politiche della crescita e dell'occupazione anche in Grecia. Non c'è dubbio che ciò che è accaduto in Grecia in questi anni sarà scritto a lungo nei libri di storia. Quello però che è fondamentale oggi è che ci sia buon senso. Mi pare che da quello che ha detto Jean-Claude Juncker oggi, da quello che ha detto Donald Tusk oggi, ci siano tutte le condizioni perché da parte europea il buon senso ci sia. E nel dibattito che si è aperto all'interno del tavolo del G7 c'è una piena condivisione sul fatto che si deve fare di tutto per non far uscire la Grecia dall'euro e che però i primi a dover dare un segnale sono proprio i cittadini, direi più che i cittadini, i governanti greci. Trova buon senso invece per quanto riguarda la questione delle rivolte delle regioni del nord? Lei parlava di buon senso. E poi le regioni del nord e poi finiamo. Questione dell'aiuto allo sviluppo. Abbiamo affrontato, anche se non come elemento cruciale, questo però è un tema che è decisivo nella politica italiana e mi permetto di dirlo perché si collega anche alla domanda sulla questione dell'immigrazione e di polemiche di queste ore di alcuni governatori. Se noi vogliamo avere una strategia di medio periodo, noi non possiamo continuare a pensare che l'immigrazione si risolva con uno slogan o con un comunicato stampa. Da anni l'Italia ha diminuito i fondi per la cooperazione internazionale, arrivando al punto di essere a questo tavolo il fanalino di coda. E io non ci voglio stare come fanalino di coda al tavolo della cooperazione internazionale, perché è il primo pezzo per una scommessa strategica sullo sviluppo. Due, l'Italia ha scelto più o meno consapevolmente, qualche governatore del nord dovrebbe saperlo perché faceva il ministro in quel momento, una strategia di politica di immigrazione che ha portato agli accordi di Dublino e che ha portato alle attuali regole. Secondo me queste regole non sono regole capaci di aiutarci a affrontare il problema perché lasciano l'Italia da sola, ma sono regole che qualcuno in passato ha voluto. Così come quegli stessi governatori, o meglio alcuni di quei governatori che oggi si lamentano, sono stati membri di un governo che ha fatto tutte le scelte di politica estera, compresa la scelta in Libia. Allora, sarebbe molto facile iniziare adesso una lunga polemica, una lunga discussione, dicendo che la verità ha la memoria lunga e i fatti parlano per quello che è accaduto. Però io non sono interessato a questa discussione, io sono interessato a cercare di affrontare il problema. Esiste un tema di immigrazione in Italia? Sì, è un problema vero. Chi lo nega, nega la realtà. Noi stiamo scegliendo una strategia che è quella di cercare di coinvolgere i nostri partner europei
a fare il contrario di quello che è stato fatto in passato. In passato si sono disinteressati perché le regole europee, che anche i governi italiani precedenti hanno voluto, hanno consentito loro di disinteressarsi. Adesso c'è un importante appuntamento stasera in discussione, soprattutto questa discussione sarà forte a livello europeo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, fino all'appuntamento del 25 e 26 giugno a Bruxelles. In questi 20 giorni si decide molto, sia del futuro della Libia con l'ennesimo, speriamo decisivo, tentativo di Bernardino León, sia del futuro del modello di accoglienza dei migranti, perché è impensabile che si continui a portarli tutti in Italia, quindi questo è del tutto evidente, non può andare avanti così. Noi però non lo facciamo con la logica del comunicato stampa, noi non siamo in campagna elettorale permanente, noi non pensiamo che basti fare un comunicato stampa, perché se vai in Europa a dire che occorre avere uno sguardo solidale e tutti devono fare qualcosa, è difficile farlo quando le regioni, alcune regioni del tuo paese dicono però a noi non ci riguarda, a noi non riguarda. La filosofia dello scaricabarile è la filosofia che ha usato una parte politica, soprattutto in questi anni, sul tema dell'immigrazione. Noi dobbiamo evitare che questa filosofia si riaffermi ancora. E quindi, dicendo in faccia la verità agli italiani, esiste un problema di immigrazione. Per affrontarlo occorre avere la forza e il coraggio di farsi sentire nei tavoli europei. Il 25 e 26 giugno sarà l'appuntamento chiave. Fino a quel momento il mio auspicio è che tutte e tutti i rappresentanti delle istituzioni abbiano il buon senso di ricordare innanzitutto a se stessi perché siamo in questa condizione, a portarvi in questa situazione e cercare, ciascuno per la propria parte, di riuscire a risolvere definitivamente la questione. Ovviamente col 91% di immigrati che vengono dalla Libia è decisivo il futuro della Libia. Ma non è soltanto la Libia, occorre anche darsi delle regole che vengono rispettate. Per il momento le proposte europee sono largamente insufficienti, perché non è pensabile che ci siano 24.000 persone da riallocare tra siriani ed eritrei, per cui dal nostro punto di vista le proposte che al momento ha fatto l'Unione Europea sono largamente insufficienti, sono un primo passo rispetto al passato, ma ancora non ci siamo. Mi piacerebbe, quando si fa una discussione a livello europeo, che tutte le forze politiche italiane riconoscessero che questa è una sfida che riguarda il Paese e anziché cercare di bloccare mezzo punto elettorale, specie pensando che almeno in alcune regioni le elezioni ci sono già state, si potesse cercare di fare davvero quello che è l'interesse del Paese, risolvere il problema. E siccome il problema non l'abbiamo creato noi, noi cercheremo di risolverlo, se possibile, insieme anche a coloro i quali oggi giocano molto di demagogia e poco di buon senso, ma tornerà al buon senso.